Cari amici di Prima News Focus, ben ritrovati. E come vedete oggi ci troviamo in una location davvero molto particolare. Siamo in via Po 45 a Torino e alle mie spalle c'è un presepio davvero storico per questa città. Pensate che si trova qui da quasi 100 anni. E lo racconteremo con le nostre telecamere ovviamente, ma anche grazie all'aiuto degli ospiti che oggi saranno qui con me. A fianco a me c'è Giuseppe Bottero, che è il responsabile del presepio meccanico della Santissima Annunziata qua a Torino. Benvenuto. Grazie, ci fa molto piacere che siete qui al presepio, questo presepio che è in funzione dal 1927. Il costruttore Francesco Canonica con la sua famiglia ha lavorato ben 2 anni per poterlo aprire al pubblico. In questo presepio ci sono circa 200 statue, ma la caratteristica che lo rende unico è che le statue in movimento, che sono un centinaio, sono mosse da un solo motore. E queste statue sono state fatte fare in Val Gardena, appositamente per questo presepio, in legno di cirmolo, un legno molto duro che però non tarla e ha garantito la sopravvivenza di questo presepio fino ai giorni nostri. Alcuni anni fa il cronista Renato Romanelli ha scritto un bel libro su questo presepio e l'ha intitolato Il presepio delle meraviglie. In realtà qua ci sono 3 meraviglie. La prima meraviglia è questo presepio. La seconda meraviglia, la nascita di Gesù, e la terza meraviglia sono i volontari, perché senza volontari questo presepio non potrebbe vivere. C'è un gruppo di adulti, non propriamente giovani, ormai in pensione, però con delle alte professionalità che si occupano sia degli aspetti meccanici, degli aspetti elettronici e anche sartoriali, perché il presepio necessita sempre di una cura anche per i vestiti delle statuine. E poi c'è circa una 40 di universitari che si alternano per l'accoglienza dei visitatori che ogni anno vengono per la prima volta o molti tornano per ulteriori visite dopo i primi anni a questo presepio, portando magari i loro nipotini quando loro erano venuti qua piccolini. E poi abbiamo le visite scolastiche. Quest'anno 1 migliaio di bambini hanno prenotato le visite scolastiche al mattino e vengono accolti da insegnanti in pensione che gli spiegano questo presepio qua. Ai bambini delle scuole abbiamo chiesto un contributo di 1 euro a bambino. Perché questo? Perché con il contributo di questi bambini qua che abbiamo raccolto con le scuole ci servirà, perché abbiamo in programma di mettere un sistema per abbattere le barriere architettoniche per l'ingresso al presepio, e questo loro contributo servirà per questo strumento qui che sarà pronto per il prossimo anno. Questo presepio non è stato sempre qui? No, all'inizio più piccolo era nella chiesa dei Santi Angeli, poi nella chiesa di Sant'Alfonso. Da quando è stato messo qui non è più stato spostato, anche perché non è più possibile spostarlo. Ovviamente si arricchisce sempre di più, nel senso che la cura appunto dei volontari, l'attenzione, no, per il presepio ha fatto sì che nel tempo cambiasse, no? Ultimamente è stato anche aggiunto questo particolare sistema di illuminazione, no, che è molto efficace per il presepio e vi ha consentito anche di risparmiare un po'. Sicuramente ci ha consentito di risparmiare un po', dettato proprio dall'esigenza che le lampade a filamento uscivano di produzione. E quindi, come meglio potrà dire Dutto Giuseppe, che si è occupato in prima persona della realizzazione di questa illuminazione scenica, abbiamo realizzato questa illuminazione qui a LED molto particolare. L'abbiamo fatta appositamente noi per questo presepio, non abbiamo comprato gli illuminatori, ma gli oggetti sciolti li abbiamo assemblati noi. E abbiamo sincronizzato il tutto con il giorno e la notte, i rumori del villaggio, insomma, queste cose. E allora andiamo a vedere tutti gli altri aspetti che rendono questo presepio davvero così affascinante, appunto quello meccanico, quello elettrico, e poi alla fine di questo approfondimento parleremo anche con il parroco di questa parrocchia che appunto ospita il presepio meccanico. E siamo in compagnia di Fiorenzo Fassino, che si è sempre occupato della manutenzione meccanica di questo presepio. Allora, una particolarità risiede appunto nel movimento, no, di queste statuine che abbiamo alle nostre spalle. Ovviamente c'è sempre bisogno di manutenzione perché nel tempo
è importante mantenere tutti gli ingranaggi in modo che siano efficienti, no? Qual è certo. la particolarità di questo presepio? Ma la particolarità è che è stato costruito in un modo, diciamo, non so come dirlo, perché sono tutte puleggi ancora in legno, state rifatte, logico, perché avevano bisogno di essere rifatte, però sono rimaste sempre come erano. E addirittura c'è un motore, no? Che è quello originario. Ed è unico che dà il movimento a tutto il presepio, tra concinghie, solo con questo motore che viene movimentato il presepio. Quindi la particolarità è questa del presepio. È un motore che apparteneva ad una nave originariamente. Di un organo di una nave, quegli organi che sollevavano i pesi, ed è stato recuperato da una nave in demolizione, portato in questa sede, ed è dal 1927 che sta girando e funzionando in questo, fa funzionare tutti i meccanismi. Attualmente di che cosa hanno bisogno questi ingranaggi per essere manutenuti, ecco, e continuare a funzionare a dovere? Allora, all'inizio erano mossi da cinghie ancora in cuoio e bisognava essere quasi sempre presenti perché si rompevano. Poi sono state sostituite da cinghie in teflon e quindi la manutenzione è diminuita veramente molto. E altra manutenzione, logico, sì, qualche cinghia si rompe, bisogna infilarsi sotto e saldarli a caldo e rimetterli in sesto, là in pratica. È la passione però soprattutto che muove questo presepio. Sì, uno quando comincia a venire qui e lavorare in questo presepio gli rimane poi nel cuore. E come potete vedere ci siamo spostati, siamo dietro le quinte del magico presepio di Via Po a Torino. Dietro di me c'è proprio il motore, il cuore di tutta questa grande opera. Insieme a me c'è Giuseppe Dutto, che è colui che si occupa della manutenzione elettronica di questa grande opera. Allora, cosa c'è dietro le quinte? Cosa vediamo qui? Dietro le quinte abbiamo parecchia elettronica che è stata introdotta per modernizzare, dare un valore aggiunto a questa, alla parte meccanica, che è la parte, il capolavoro è la parte meccanica. E nella sostanza sono stati costruiti dei sistemi di illuminazione per simulare giorno e notte. E sono stati sincronizzati, è stato sincronizzato il motore con questo sistema giorno e notte per fare in modo che durante la notte i personaggi si fermassero. Perché inizialmente continuavano a girare. Perché? Perché il motore partiva di colpo, e non si poteva fermare ad ogni ciclo giorno e notte perché si sarebbe rotta la cinghia. Allora è stato costruito un impianto gestito da microcontrollore. Questo impianto c'è un microcontrollore che con delle fotocellule, fotoresistenze che sente, registra l'illuminazione del giorno e della notte e comanda un'altra apparecchiatura industriale che si chiama inverter, che fa una partenza soft del motore e quindi si evita di slittare la cinghia, di rompere di la sollecitare cinghia, quella di sollecitare cinghia, di certo. rompere la cinghia. E questo abbiamo visto che insomma convivono abbastanza tranquillamente la parte meccanica con la parte elettronica. Quindi il tutto è comandato da questo giorno e notte, che è realizzato con delle batterie di LED di colore bianco, si vedono
Ecco, per simulare il giorno ci sono quelle luci bianche. Certo. Poi per la notte si abbassa la luminosità del bianco, si accendono delle luci azzurre. E per l'alba abbiamo queste rosse che simulano, illuminano di rosso lo sfondo. E queste due fotocellule, fotoresistenze, che sono gestite da un microcontrollore, sentono l'abbassamento della luce bianca e il ritorno di questa luce rossa. Ecco, anche per quanto riguarda proprio le lampadine, no, che si trovano all'interno del presepe, nel tempo sono state sostituite, sì, quelle originali, sì, no? Erano a 110 volt, penso, adesso sono a 24 volt. No, sono, scusi, a 12 volt. Sono per motivi dei LED. Di sicurezza. Sì, sono dei LED per avere basso consumo, non avere problemi di incendio, di surriscaldamento, perché se una lampadina scalda, certo, insomma, è un po' rischioso. Ecco, di cosa ha bisogno adesso questo impianto? Quotidianamente, cioè nel tempo, ecco, che cosa si Ma fa? Ma nel tempo è una manutenzione più che altro meccanica, perché ci sono centinaia di cinghie in movimento e ogni tanto se ne rompe una. E in questo momento se n'è rotta una, ecco, vedete, per esempio, quella ruota è ferma, vedete quella ruota lì, è ferma perché la cinghia è rotta, vede quella cinghia verde, le cinghie sono queste cose verdi, è rotta e quindi quel personaggio legato a quel filo in questo momento è fermo. Vabbè, gli altri 99 funzionano. Certo, quindi l'importante... Quindi la manutenzione consiste, ecco, di infilarsi di sotto, saldare quella cinghia. Ecco, niente, quindi la passione di tutti voi particolare. Riporterà in movimento anche quel personaggio. Sì, sicuramente, basta infilarsi e in 10 minuti si salda quella cinghia. Poi ci sono altre apparecchiature elettroniche, che sono i suoni registrati, anche quelli sincronizzati con giorno e notte, perché giorno e notte è quello che comanda tutto. E poi ci sono, avete visto, degli spot, sono 5 spot che illuminano dei particolari del presepio, random, si accende uno, si accende l'altro. E questa per il momento è tutta la parte elettronica che convive abbastanza, certo, tranquillamente con questa parte. Direi che meccanica. Tutto questo, quindi quelle che sono le sensazioni visive del movimento, le sensazioni visive anche di queste luci che cambiano, poi le sensazioni sonore, sono tutte insieme, danno davvero questo grande fascino che è il presepe e il presepio meccanico di via Po. Io davvero la ringrazio e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo bellissimo viaggio alla scoperta del presepe. 19 anni fa lei è arrivato alla guida di questa parrocchia e alla guida anche di questo bellissimo progetto. Certamente sì, è appena arrivato e cercando di leggere la chiesa dove il vescovo mi aveva mandato, ho visto che il Gallo, che l'ha pensata, l'ha organizzata in modo tale, dedicandola a Maria, che ci fosse il momento dell'aula dedicata all'Annunciazione, è dedicata all'Annunziata appunto, dunque all'Incarnazione, e dunque sotto ecco il presepe che fa parte dunque dell'annuncio, dell'evangelizzazione, dell'affaccio sulla città dove vive una chiesa. Poi c'è la Cappella della Dolorata e quindi l'Unione di Maria, ma anche nostra alla Pasqua, e questa chiesa, a differenza di tutte le altre, non ha tetto. Nel senso che nella cupola è rappresentata l'Assunzione, Maria che va, direi, nel paradiso. E sopra la chiesa c'era questo giardino pensile, che poi con la guerra ha avuto dei danni e non è più rifatto, c'è soltanto una grande spianata. Ed è dalla mole, dunque, che era pensato come tempio ebraico, dalla cima della mole si vede la verità cristiana dell'incarnazione, di cui Maria è il segno e anche portatrice. E dunque mi sono preoccupato fin dall'inizio che, al di là della sua storia, al di là dell'attrazione che può avere, avesse anche aperta sulla città, su quelli che vengono, direi, un motivo, se non proprio di evangelizzazione, almeno di un pensiero che entra dentro e interroga.
E il pensiero mi è sembrato attuale guardando al presepe, perché vive, rappresenta quello che da alcuni decenni, diremmo così, la dinamica, la difficoltà che la cultura oggi ha e che è vissuta tra identità e relazione. Un po' è il problema che agita il mondo in cui noi siamo. Questa identità che corre il rischio di chiudersi, di essere esclusivo degli altri, e nello stesso tempo invece questa identità dell'uomo, questa identità delle comunità, questa identità della globalizzazione non cresce se non si apre alla relazione, se non si apre all'altro. E questo è vero del bambino fin da piccolo, perché altrimenti si ammala. Questo è vero di una città, è vero dunque anche di coloro che possono entrare, anche se di per sé magari non capiscono tutto, ma ci sono questi ragazzi che sono impegnati, se richiesti, anche ad una spiegazione. Dunque diremo una identità del mondo. Rappresentato nel presepe in genere, e dunque anche in questo, una identità che però è fatta di grandi diversità. Diversità potremmo dire di lavori, diversità di presenze, di provenienze. Bisogna ricordare che il messaggio cristiano si apre, ecco, sono qui i re magi, e quindi voglio dire da lontano questo venire, questo essere chiamati ad una identità il cui però valore è di una benedizione fin da Abramo, che deve arrivare a tutti i popoli. No? Bene. E eccolo qua. Quindi è anche una identità dentro, che è fatta di, appunto, dicevo, di lavori, di presenze, eccetera, e anche di strade. E in questo senso, allora, ecco, il presepe diventa la raffigurazione di ciò che non divide, ma ciò che riunisce, cioè che è il cammino, che è la strada. E tutte le strade portano verso un punto ben disegnato, ben visibile, che è appunto nascita, la nascita di Gesù. E direi che il bambino stesso, colui che è nato, ha in sé una identità, ha un nome, si chiama Gesù, appartiene ad un popolo, appartiene ad una cultura, appartiene ad una religione, ma il suo messaggio, direi, fa di questa identità una missione, un compito che dunque può illuminare, può arrivare a tutto questo universo, a tutto questo mondo. Ed è interessante perché il bambino stesso, è vero, eccolo là, che si alza e abbraccia, è venuto per un abbraccio di questo mondo e insegnare a noi di fare della nostra identità una missione, un compito. Allora, credo che sia importante che nella vita di un bambino, nella vita di coloro che vengono, se non altro entri l'immagine, un'immagine che continua ad interrogare, un'immagine che magari oggi l'uomo non sa più leggere, eppure tuttavia si trova ogni giorno a risolvere il problema che la sua identità non è soltanto per difendersi o per offendere o per attaccare, ma che è una identità che ha bisogno di relazionarsi per creare questo mondo nuovo di cui il presepe è l'immagine. Certo. Io la ringrazio, perché vorrei chiudere proprio così questo nostro approfondimento con questo messaggio, un messaggio che è appunto per l'inclusione. Ovviamente qui abbiamo una umanità variegata, come ha sottolineato bene lei, e anche al di là della nostra telecamera ci sono tante persone che ci stanno guardando. A loro vorrei dare il mio saluto, il suo saluto, chiedo a lei appunto di regalare anche un augurio ai nostri telespettatori, e poi chiudiamo così questa puntata di Prima News Focus. Ma il mio augurio è quello di non guardare soltanto la pagina del giornale o di guardare i messaggi che arrivano e ci ghiacciano dalla televisione.
la possibilità di questo mondo nuovo che non è semplicemente un'utopia, un qualcosa dall'alto, ma che è realizzabile e che Francesco ha voluto mettere al cuore a San Francesco d'Assisi a Greggia, facendo il primo presepe, voglio dire nel cuore di un uomo, di un Dio che facendosi uno di noi, facendosi carne come noi e quindi patendo anche lui il freddo, come dice il Kant, eccetera, ma ecco, vivendo la nostra umanità è diventata la strada, è diventata la via, è diventata questa verità, è diventata questa luce sulla quale, ecco, ogni anno anche qui si ripete come un invito a sperare.